Nel frattempo l'industria farmaceutica, che viene sollecitata dalla dimostrazione dell'efficacia di un farmaco a sviluppare farmaci, ha sviluppato più di un farmaco. E vedete che ce ne sono ormai diversi, e questi sono quelli il cui uso è stato approvato. Qual è un limite di questi farmaci? È il costo annuale, che vedete varia tra 92.000 euro, dollari, scusate, negli Stati Uniti per anno, a 138.000 dollari per anno. Nel caso del primo farmaco, che è l'imatinib, fortunatamente questo prezzo è stato fondamentalmente ridotto di moltissimo di logaritmi, nel senso che dopo che l'imatinib ha perso il brevetto e quindi è stato possibile sviluppare, tutti hanno potuto sviluppare imatinib generici, il prezzo è calato. Vi do un'idea, l'ematologia di Pavia spendeva fino al 2016 2 milioni di euro per l'imatinib, con lo stesso numero di pazienti dopo l'introduzione del generico spende 50.000 euro, quindi una riduzione veramente importante. Per gli altri farmaci non è così perché hanno il brevetto. E comunque il problema dei costi è un problema rilevante, tanto vero che gli ematologi che si occupano di leucemia e mielodia cronica hanno sentito il bisogno di scrivere sulla rivista Blood, che è la rivista più importante di ematologia, una lettera aperta dicendo che non è sostenibile questo costo elevato. A parte i paesi con risorse economiche limitate, se prendiamo anche il caso di un paziente americano che fino a qualche anno fa doveva fare un trattamento che costava 92.000 dollari all'anno, tenendo conto che per la maggior parte delle assicurazioni americane il paziente paga comunque per i farmaci una percentuale, che può essere del 20-30%, il singolo paziente doveva tirar fuori di tasca propria comunque 20-30 mila dollari all'anno, che per un nucleo familiare americano medio può essere il 20-30% o anche di più del reddito familiare. Quindi un impatto veramente notevole. Questo è un argomento importante che però ho visto verrà affrontato in una delle prossime sedute, ma il problema della sostenibilità economica è veramente di fondamentale importanza. Finisco facendo un altro esempio, molto brevemente, di un'altra malattia che magari poi Pier Giuseppe tratterà con più dettaglio, che è quello della leucemia mieloide acuta, perché nella leucemia mieloide cronica noi abbiamo un solo gene mutato, tutti i pazienti hanno questo gene mutato, trovando un rimedio per quel gene mutato trattiamo la malattia. Ma se guardiamo nella leucemia mieloide acuta, i geni mutanti che sono ciascuna di queste colonnine sono decine, quindi in realtà noi parliamo di leucemia mieloide acuta, ma abbiamo come base genetica decine di casi, centinaia di casi, quindi centinaia di malattie diverse che hanno una base genetica diversa, e stiamo parlando di una malattia nella quale la sopravvivenza a 10 anni, ancora adesso, tenendo conto di tutti i pazienti, anche quelli che hanno un'età superiore ai 65 anni, età fino alla quale di solito si fanno i trial clinici, è del 20% 10 anni, quindi a 10 anni 1 su 10 o 2 su 10 sopravvivono. Quindi una malattia per la quale c'è un importante unmet medical need, una necessità di risolvere, di trovare un trattamento efficace. E qui la base molecolare, come vedete, ha un impatto notevole sulla sopravvivenza. Faccio un solo esempio, non vi chiedo di capire le curve di Kaplan-Meier, ma ad esempio i pazienti che hanno questa base genetica hanno una sopravvivenza a 10 anni che è di circa l'80%, 75-80%. I pazienti con un'altra base genetica, che è quella in rosso, invece muoiono quasi tutti nel giro di 1-2 anni. Quindi c'è bisogno di identificare la base genetica e sviluppare
studi, trial clinici, che siano indirizzati alla specifica base genetica.